Andrea Pecorelli, nuovo presidente della Comunità Spoleto. L'avventura inizia già col piede giusto, con l'organigramma societario pieno di persone di assoluto rilievo nel mondo del calcio. Beh sì, insomma, considerato il mio bassissimo profilo, avevo necessità di circondarmi quantomeno di persone di assoluta competenza e elevatura, e quindi siamo partiti, credo, con il piede giusto, proprio perché l'organigramma in questo momento è di tutto rispetto. Speriamo di proseguire così. Che impegno si sente di prendere con la città e con i tifosi? Impegni con la città e con i tifosi, al solito non vorrei rispondere con le solite frasi stereotipate, quindi siamo qui, gli impegni ce li siamo già presi, ce li stiamo prendendo giorno per giorno. Speriamo tutti insieme di trovare il modo di levarci qualche piccola soddisfazione. Alvaro Calciprevi torna in Umbria, nella sua terra, dopo 2 anni di assenza per essere stato smenedetto. Con quale entusiasmo ha accettato la sfida di Andrea Pecorelli? Ma col solito, io non mi faccio preclusioni sulla importanza della piazza. È chiaro che vengo da esperienze, 3 anni di Perugia e 2 di San Pietro, molto importanti, però per come sono fatto io, Spoleto ha una sua ottima dignità come piazza, per cui sono venuto volentieri. Sarà importante la serietà negli atteggiamenti, parlo di tutto, soprattutto della società. Io, i miei successi sono dovuti soprattutto negli ultimi anni delle programmazioni societarie, però partendo anche con molto ritardo ci divertiremo a essere probabilmente una sorpresa del campionato, con un budget limitato, ma che a me basta per avere la presunzione di dire di poter essere, diciamo, competitivi per divertirci. Dai. E l'impegno che si prende con il pubblico di Spoleto, direttore? Beh, realisticamente non è possibile pensare ad oggi, ma non per fare soltanto discorsi produttivi, di una tranquilla salvezza che già è stata conseguita in maniera ottima l'anno scorso. Poi se sarà possibile far meglio, la Serie D è un campionato strano e noi dovremmo essere bravi ad allestire un organico che ridia entusiasmo anche alla città. Questo è fondamentale, perché ricordo i tempi di Pasquino, quando gli si dà la possibilità la gente spoletina ha risposto, però questo dipenderà parecchio da noi, insomma.